Per esempio c'è qui vicino a Pinerolo, in Val del Chisone, un vinello, un vino bianco secco, il vin del Fort, di cui mi ha parlato tante volte il mio amico il professor Richelmi. Ebbene, non sono riuscito a gustarlo e non l'abbiamo fatto a tempo. Un vino? Ma sì, perché viaggiare, che cos'è viaggiare? Viaggiare è conoscere luoghi, genti, paesi. E qual è il modo più semplice, il modo elementare di viaggiare? Ma è di mangiare, di praticare la cucina di un paese dove si viaggia. Tutto ebbe inizio lungo il Po. Questo pezzo di Quando sento televisione in lei bianco e nero è tratto da una delle 12 passare dietro puntate la schiena, ideate e realizzate si dallo vede scrittore dalla Mario superficiale Soldati, materiale. viaggio lungo la Sono valle del lontano, Po alla ricerca dei cibi genuini. completamente al tramonto Siamo della alla fine degli storia. anni 50 del secolo scorso e in qualche modo Soldati, inconsapevolmente, dà inizio all'era della cucina in TV. Dopo 60 anni il racconto dei cibi e di chi li prepara tiene banco in tutte le emittenti televisive ed è per questo che Identità Golose 2019 ha aperto i suoi lavori con un convegno dedicato proprio al cibo in TV e ai suoi protagonisti. I miei master chef erano le donne di casa, le signore che in giro per l'Italia, nelle campagne come nelle città, ogni giorno cucinavano e cucinano per i propri familiari. Quindi questi erano i miei. E loro avevano un rapporto stretto con la materia prima. Andavano loro a fare la spesa, sapevano che cosa compravano, alcune addirittura avevano l'orto e se la facevano. Quindi il piatto aveva la caratteristica del sapore del territorio e del prodotto agricolo. Oggi la cucina e i cuochi sono diventati dei protagonisti della bellezza di un piatto, sono diventati protagonisti del sapore di quel piatto. Quel gusto spesso non viene dai prodotti originari e perdendo la materia prima giusta si perdono anche delle sostanze e magari anche nella salute quel piatto che è così buono può non essere molto salutare. Allora tutte queste trasmissioni a mio avviso dovrebbero puntare sempre e avere vicino a questa valutazione anche una valutazione sulla materia prima. Questo spingerebbe tutti a fare prodotti migliori e spingerebbe la gente a memorizzare che si deve partire dal prodotto così, agricolo, da come viene. Certamente 20 anni fa i cuochi non avevano nessuna dimestichezza con la televisione. Quando noi siamo andati le prime volte a fare alcune cose in TV ai grandi chef dell'epoca, che poi peraltro molti sono ancora in attività, c'era un assoluto imbarazzo da parte di questi chef che giustamente erano molto più esperti di cucina che di televisione. Adesso devo dire che forse alcuni sono più esperti di televisione e un po' meno di cucina. La cucina in TV non si tratta di essere soddisfatti o non soddisfatti, si tratta di prendere atto che la televisione sviluppa sempre un ruolo, che alla fine è positivo, nel senso che ha dato popolarità e ha dato cittadinanza a persone che fino a pochi anni fa erano conosciuti solo dagli addetti ai lavori. I grandi chef oggi sono diventati dei beniamini televisivi e alcuni l'hanno visto come un aspetto negativo, noi invece vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, cioè la positività e il fatto che la televisione ha reso popolare quello che viene fatto nelle cucine d'Italia e di tutto il mondo. Poi chiaramente noi siamo nati proprio per raccontare quello che spesso non c'è né tempo, né modo né capacità di raccontare in televisione, insomma, per andare un po' più a fondo. De Gregori cantava una canzone e diceva: hanno ammazzato Pablo, Pablo è vivo, i social hanno ammazzato la TV, la televisione è viva. E in realtà è tutto un insieme di comunicazione, c'è un accesso più facilitato, poi uno applica il libero arbitrio, può approfondire, può non farlo. Prima era un unico canale di comunicazione, accettavi in maniera, come dire, suddita quella comunicazione lì, ora la puoi mettere in gioco. Quello che cambierà invece è quello che noi dobbiamo analizzare, perché entro poco questa velocità di esposizione,
questa possibilità di fruire in ogni luogo della notizia stravolgerà ancora una volta tutto il mondo variegato della comunicazione. Ci sono dei programmi che non hanno più bisogno del conduttore, e per me quello è un gran problema, ma ci sono dei programmi che vengono fatti in maniera estemporanea, ci sono dei social che vengono seguitissimi, realizzati in maniera quasi inconsapevole. Sarà questa la verità? Boh, non lo so. Se ci pensiamo, 25-30 anni fa, le copertine dei settimanali, dei mensili, erano completamente occupate dai Versace, dagli Armani, dagli stilisti. Poi c'è stato il grande momento delle archistar. Oggi, se pensate, le archistar, nessuno parla delle archistar. Oggi le copertine, chiamiamole così, sono riservate agli chef. Evidentemente anche questo sarà un momento, diciamo, piano piano questa cosa non può durare a questi livelli. A mio avviso i nuovi protagonisti sono gli artigiani, saranno gli artigiani, ossia i testimoni dei saperi e dei saper fare. Perciò se si devono confezionare e ideare dei programmi di cucina, bisogna farli a un livello altissimo. Oggi, anche per parlare di cucina, è importante sapere di cinema, è importante sapere di letteratura, è importante sapere di arte, è importante sapere di scienza. Oggi, nell'affrontare i temi in generale, non parlo sulla cucina, in generale, bisogna riacquisire quel senso che era degli uomini rinascimentali, i quali, si badi bene, non sapevano tutto, ma avevano una cosa, il senso del tutto, che avevamo completamente perso, perché l'illuminismo e il positivismo ci ha specializzati. Oggi c'è necessità di ritornare a questo senso del tutto, ossia avere una visione unitaria per parlare di qualsiasi argomento e per poterlo divulgare. Una cosa come Identità Golose 20 anni fa, quando ho iniziato a parlare di cucina, 18-19 anni fa, non poteva essere neanche pensabile. Quando io dicevo facciamo il food, facciamo una trasmissione di cucina, mi guardavano come se fossi un'aliena, era una cosa strana. Oggi il mondo del food è un mondo reale, e meno male, perché noi siamo il paese dove si mangia meglio, dove abbiamo i migliori prodotti, ed era davvero uno spreco innaturale quello di non occuparci di food, di essere arrivati dopo gli altri, ad esempio dopo gli americani. Io mi ricordo, andavo negli Stati Uniti e vedevo tutte queste trasmissioni di cucina e dicevo: ma perché noi non lo facciamo? E all'inizio io stesso ho avuto un ostracismo, perché esisteva la cucina un po' elitaria, la cucina dei grandi chef, degli chef stellati. All'inizio mi guardavano tutti strana, perché io invece volevo fare una cucina per la gente comune, una cucina che potesse fruibile anche alla casalinga, che era a casa, vedeva la ricetta e la rifaceva. Oggi questo messaggio è passato dappertutto, infatti anche gli chef stellati vengono alle trasmissioni, diciamo, più pop. Oggi come oggi non basta più una cucina, bisogna anche pensare alla cucina in un territorio, ecco. Questo secondo me è l'evoluzione della cucina in televisione, per come la vedo io, ma non c'entra niente con la prova del cuoco, ecco. Chiaramente quando parli di ricette, però è un'idea che io ho, che magari svilupperò tra qualche anno.